A scuola di inclusione, nessun titolo sarebbe stato più appropriato per l'incontro che si è tenuto presso l'Istituto Alberghiero di Vibo Valentia, promosso da alcune associazioni del territorio e sposato dall'assessorato alle politiche sociali del comune capoluogo. L'Unitalsi, La Goccia, Luigi hanno avuto modo di farsi conoscere da tutti gli alunni dell'istituto e soprattutto di far riflettere sul significato del termine inclusione, che non deve essere solo sulla carta, ma soprattutto un'integrazione a tutti i livelli. La scuola è inclusione, noi viviamo per accogliere, per guidare, per orientare, per affiancare, per rendere i nostri studenti cittadini attivi che possano comprendere che da soli non si va da nessuna parte, insieme si possono ottenere risultati individuali, esistenziali, successi scolastici, formativi, ma soprattutto successi che possano rientrare in un progetto di vita per l'intera comunità. Per questo è importante parlarne con i più giovani che forse non hanno ancora quelle barriere mentali che in alcuni casi si riscontrano negli adulti. Ma parlare e sensibilizzare e richiamare l'attenzione e invitare a un ascolto che poi divenga però pratica. Oggi sì, parliamo, ma in realtà è come se fossimo già sul campo, perché i nostri ragazzi oggi potranno ascoltare, potranno anche interagire, interloquire, vedere, vivere le esperienze delle associazioni che ci onorano della loro presenza, ma da non domani, da oggi stesso, essere parte integrante di questo mondo straordinario associazionistico che è veramente un aiuto, una forza per il futuro dei nostri giovani, ma anche di tutti noi.